Ciao a tutti. Amore mio, stavo dormendo. Allora, oggi facciamo il video tutto così. È vero? È vero, pesciola. Tu sei una patatina, una pallina, una bubolina. Ciao a tutti, oggi voglio parlarvi di pelle. Vi parlerò della mia pulizia per la pelle che faccio prima delle feste e dopo le feste. Perché faccio questa pulizia? In realtà faccio questa pulizia per rendere la pelle molto più luminosa e soprattutto perché dopo le feste la pelle è una tragedia, perché ci svegliamo tardi, andiamo a letto tardi, quindi si fa notte, stress, il cibo, insomma, si dice che siano vacanze, ma per la nostra pelle è un vero e proprio stress. Quindi vi mostro la pulizia che utilizzo appunto durante le feste. Prima di tutto, la cosa più classica è quella di fare i vapori. Quindi mettete un po' di acqua in pentola, la fate bollire, dopodiché potete mettervi sopra questa pentola, ovviamente senza ustionarvi, con una coperta, con una asciugamano, insomma quello che preferite, in modo tale che i vapori aprino insomma un po' più i pori per procedere poi alla vera e propria pulizia. Se volete, all'interno dell'acqua potete mettere qualche goccia di olio essenziale, come per esempio l'olio essenziale di tea tree, che è purificante, o di lavanda, o anche di menta, così fate anche un po' di vapori per il naso, visto che ci siete. Dopodiché passo allo scrub. Utilizzo uno scrub molto molto semplice per illuminare il viso, ossia utilizzo lo zucchero bianco insieme a qualche goccia di limone. Creo quindi questa pappetta che poi vado ad applicare sul viso massaggiando molto molto delicatamente, perché lo zucchero è molto aggressivo, quindi molto delicatamente per qualche minuto, dopodiché risciacquo il viso. Se avete la pelle molto grassa, con qualche macchia, acne, vi consiglio di passare il pezzo di limone che avete utilizzato per lo scrub sul viso, molto delicatamente sempre, per pochi secondi, dopodiché sciacquare via, perché il limone è molto molto acido, quindi è ottimo contro la pelle grassa e soprattutto contro le macchie. Dovrebbe essere uno step da fare quasi ogni settimana. Dopo aver fatto lo scrub, passo alla maschera. Questa maschera è un po' differente dagli altri, perché non utilizzo la semplice maschera con acqua ed argilla, ma bensì utilizzo il gel d'aloe. Prendo quindi la vera pianta dell'aloe, da cui ne ricaverò poi il gel. Quindi tolgo praticamente tutta la pelle, diciamo, tutta la corteccia della pianta, e dentro trovate proprio il gel che taglierò a pezzettini e poi andrò a frullare. Frullo quindi la pianta dell'aloe e metto all'interno 1 o 2 cucchiai di argilla bianca, quindi non verrà proprio una vera e propria maschera, una maschera con dei pezzettini di argilla, perché non si scioglierà del tutto essendo il gel d'aloe molto molto appiccicoso. La applico sul viso, quindi massaggio contemporaneamente, perché l'aloe e l'argilla sono 2 prodotti molto purificanti e inoltre l'aloe è anche molto idratante, quindi 2 cose insieme. La applico sul viso e la lascio stare per circa 10-15 minuti, ma potete lasciarla anche molto di più perché non è assolutamente aggressiva questa maschera. Una volta tolta la maschera avrete la pelle veramente molto molto morbida, ve ne accorgerete subitissimo. Mi piace un sacco questa maschera. Se voi non avete l'aloe potete utilizzare il semplice gel d'aloe che potete trovare ovunque, anche se io preferisco la pianta perché ci sono molti più attivi all'interno, ecco, è molto più vero il gel d'aloe. Dopodiché con i pezzettini di aloe che sono rimasti li vado a passare sul contorno occhi, quindi idrato il contorno occhi e vado a sgonfiare un po' gli occhiaie, perché il gel d'aloe è freddo, quindi vado a sgonfiare un po' gli occhiaie. Se non avete il gel d'aloe potete utilizzare pezzettini di cetriolo, quindi classicissimi pezzettini di cetriolo da appoggiare sul contorno occhi. Il passaggio successivo è quello di utilizzare un tonico astringente e la vostra crema idratante quotidiana. Io non utilizzerò questi 2 prodotti perché ho un prodottino che stra-adoro in questo periodo ed è praticamente il fluido astringente di Marionneau. E fa parte della linea Nature, non è completamente naturale, è creato con il 95% di materie naturali, quindi l'altro 5% sono comunque pallini rossi, ma io l'ho provato, lo sto provando in questo periodo e devo dire che è fantastico.
ha una consistenza perfetta, non dà fastidio assolutamente a chi ha la pelle grassa, lo dice una che non sopporta le creme e soprattutto è veramente astringente e ha un profumo fantastico. Quindi se vi trovate da Mario No, vi consiglio di provarlo perché è ottimo, veramente. La mia pulizia viso in realtà è finita, è veramente semplice come avete potuto vedere, si può fare sia prima delle feste che soprattutto dopo le feste e mi raccomando fatelo di sera prima di andare a dormire, così la pelle sarà completamente riposata. Spero che questo video vi abbia fatto compagnia e che vi sia piaciuto, vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!